ci abbiamo messo un tanto perché abbiamo aspettato, siccome vuol dire tutta la nostra vita è di amicizia, è sempre stata poi un confronto, un'esplorazione su esperienze comuni. Abbiamo aspettato che tutti e due avessimo un tumore per un'esigenza originariamente, che era partita come un'operazione di recupero di tutto delle sue problematiche, delle sue domande. Per me poi invece nel corso del film è stata anche una ulteriore passaggio di accettazione della malattia del proprio corpo, della propria visualizzazione, fisicità. Mi risponde molto meglio lui, io quasi quasi lascio. Questa è una battuta folgorante, questa che aspettava, dovevamo aspettare di avere il tumore, adesso la metto nel sequel. Per me, che malgrado faccio questo lavoro da tanti anni e ci sono stati altri lavori in cui, un altro lavoro in cui mi sono messo in scena, anche in maniera abbastanza compromettente, però questo è assolutamente ingestibile, nel senso io credo di essere assolutamente anestesizzato. Sono 10 giorni che dormo 2 ore, mi sveglio con gli incubi e addirittura questo, ma era un incubo fin dall'inizio, perché addirittura avevamo una collaboratrice, uno di tanti angeli custodi di questo percorso, Antonella Cecora, che si sognò Sean Connery, cui lei invece di dire cavolo, sto sognando Sean Connery, ce l'ho qui davanti a me, gli chiese che misura aveva di smoking, in modo che i nostri smoking fossero esattamente identici ai suoi. E adesso in realtà adesso noi siamo completamente, almeno io mi sento completamente nudo, pur facendo questo lavoro da tanto tempo, e quando rispondo alle domande cerco molto, come dire, timidamente di rivestirmi di fronte agli altri, perché sento proprio che sono quasi osceno, insomma, non, è una sensazione stranissima, perché non è solo il giudizio sul nostro lavoro, è il giudizio sul nostro corpo, sulla nostra vita, sulle nostre cicatrici, sul fatto che lui sia tutto storto, io sono molto più bello di lui e per fortuna, insomma, vado molto, molto più fascino di quanto non abbia lui, però comunque è. Mi fa tremare, non so, però sono per ora paralizzato, io non so che succederà fra 4-5 giorni quando mi risveglio che succede fra 4-5 giorni. Per me è diverso perché ho vissuto il film in un'altra maniera, non essendo io il regista e a capo di tutta l'operazione, mi sono messo al servizio di Mario della telecamera ho sempre avuto molta titubanza nel vedermi, infatti ho messo tanto per vedere le prime scene del girato. Adesso l'ho rivisto 2 volte ieri sera e oggi ce l'ho abbastanza ben chiaro. Ma a volte mi confondo molto con gli altri montaggi in quella scena, ma in tutto questo ormai, come dire, mi sembra, quando mi sento dire delle affermazioni mi sembra anche dire delle fregnacce, cioè, ma ancora stai lì a dire questo? È un qualcosa che va oltre, che probabilmente non è che nego quello che ho detto, ma questo tipo di ricerca di consapevolezza poi lo si legge, è un po' come una volta che ci si è dentro, si vede una tridimensionalità di una certa esistenziale, per cui si colgono poi segni ovunque, un po' come si apre l'I Ching. Si vedono tanti significati nelle persone che incontri, nell'autobus che passa in una certa maniera e allora ci si riflette,
proprio perché chi è stato lì, almeno diciamo che la differenza tra me e Mario è un po' questa, sì, entrambi abbiamo affrontato un tumore importante. Per quanto mi riguarda, io sono stato fortemente vicino alla morte. Sono stato in una stanza in aplasia per 6 mesi. Mario c'era, era una larva, e ci sono state notti, quando cito quella notte, era il momento più difficile, notti in cui era veramente, veramente difficile. Io, come dire, una volta che sei stato lì, su quel limite, è come se poi nella vita riesci a vedere prima e dopo, quasi sai cosa ci sta dietro. Il titolo era nato a suo tempo, manteniamo il titolo così lungo. Sì, ma poi ci pensiamo, ma poi ci pensiamo, e poi ci pensiamo, e poi alla fine nei titoli e nelle cose è rimasto così. Io ho detto, quando era poi il caso di non siamo Bond, non come Bond, dargli una sintesi, e poi è rimasto tale. Una ragione in più per odiarmi, insomma, già ne ha tante, questa era assolutamente. Lui era per no Bond, però insomma, insomma, è evidente che non c'era nessun È un fascino. segnale stradale. Sì, insomma.